Ma è sta quanta gente che c'è qua? Scusate, mi chiamo La Berta, sono una contadina di Palazzolo sul Nolo vicino a Brescia. E allora volevo chiedervi una cosa. Io ho conosciuto solo di spalle un ragazzo Little Tower. Conoscete Little Tower? Perché io ero lì nella stalla e mi sono chinato un attimo per mungere la mucca. E da dietro l'ho sentito come qualcosa, ma nel primo momento mi sono minga preoccupata, perché lo di del mio marito Umberto, che ce l'ha sempre duro. E anche lui ce l'aveva sempre duro. Non solo quello. E allora? E non sono mica di Brescia, sono di Palazzolo sull'Oglio. Che le minga è vicino a Brescia. Ma te da dove vieni? Da Brescia? Sei stata anche te colpita da Little Tower? Ho capito. No, aspetta, aspetta, porta, porta. Perché da quando lui è penetrato dentro di me c'è stato lo scambio di cultura. Io adesso ogni tanto sento dell'odore di gnocco fritto. Lui di gnocca fritta però. E allora stavo dicendo che lui non è approfittato solo di me, ma è andato dentro nella stalla e si è approfittato anche della mucca. Beh, la mucca l'è impazzita, È data via di matto, è diventata veramente matta. E allora me la sono portata qua con me, perché lei è innamorata di Little Tower. E dice: dov'è Little Tower? Non mi fa più il latte, mi fa il gasolio adesso, ma nafta. E adesso l'ho portata qui con me, perché vuole riconoscerlo, vuole rivederlo, le è piaciuto molto. Fa entrare, Carolina! Vieni dentro, Carolina! Dai! Dai, vieni dentro! Senti, tu che sei di Brescia! Carolina, dai, vieni! Che c'è Little Tower, qua lo conosco! Vieni, Carolina! Un applauso, Carolina! Eccola lì! Vieni, vieni, che bello! Non spingere da dietro che è pericoloso, Che l'ultima volta si è pellito un bambino. Non l'hanno più trovato. Vai piano, adagio. Brava, Carolina. Ecco, Carolina. Guarda. Ecco. C'è anche Little Tower. E allora questa è la storia della mucca. Potrei dire sempre a tua mamma. Scusa, non volevo. È maschio o femmina? Raga, quattro tetti, femmina, andiamo. Sit down.
origini italiane, no? Sì? Rigorosamente. Ascolta. Se è reggiana, le mucche parlano molto bene il dialetto. Megan Kate. Per me c'ho la borsa. Non ce l'ho più forse. Anche il cirellino probabilmente. Ascolta Mux. Ehi. Prova a farmi il verso della mucca. Oh, che vuoi, senta sede. Prova a fare il tuo verso. No. Un po' d'erba? Ecco. Genso, vieni. Oh, che bella la magna. Cazzo, sembra di Bob Marley. Porco cane. Allora, solidarietà, anche tu. Allora, dai, ascolta, dai. Dall'altra parte della mucca. Dai, è tardi, su. Bravo. Bravo Paolo, adesso amici il mio 3, visto che non lo fa la mucca, facciamo il verso della mucca. C'è qualcosa da bere? No, eh? Questo è vero. Se mi fate adesso il mio 3, il verso della mucca correggese, una sete della Madonna, anche se c'è un bicchiere. Me la apri intanto. Allora, il mio 3, il verso della mucca di Correggio, eh? All together. 1, 2, 3. Vai! Bene, becca questa mucca passa, ci fa scaricare tutto nella cassa. Bene, becca questa mucca passa, oh yeah, ci fa scaricare tutto nella cassa. Ci fa scaricare tutto nella cassa. Ci fa scaricare tutto nella cassa. Giorgio e la sua mucca! Ah, anche a te! Grazie! Andiamo! Aia che me! Grazie, buona!